Gianni Colacione per Libri.tv alla festa dell'ITV qui a Vasto, siamo in compagnia dell'onorevole Donadi. Onorevole, oggi sui giornali, diciamo, nell'attualità, se così possiamo dire, di questo momento di attenzione mediatico sui finanziamenti ai partiti, gli scandali della Regione Lazio e così via, è che nella regione Emilia-Romagna c'è qualcosa che ha anche un pochino sfiorato l'ITV con un consigliere. Ecco, sa dirci qualcosa? Non conosco la questione, ma le posso dire soltanto una cosa. Noi non chiediamo, esigiamo dalle persone che stanno con noi correttezza, trasparenza, onestà e rigore. Noi lo chiediamo come partito. Quello che non possiamo fare, premesso che queste accuse dovranno essere verificate, io spero che si rivelino non vere, ma se si rivelassimo vere, quello che non possiamo fare, come dire, è entrare preventivamente nel cervello delle persone. Quello che sicuramente faremo un secondo dopo che avremo verificato, se così fosse, che questi fatti sono veri, sarà: uno, costituirci parte civile nel processo penale contro questa persona per accertarci che la pena sia adeguata e che lo Stato venga risarcito e noi veniamo riconosciuti parte lesa, e seconda cosa, questa persona ovviamente con noi un secondo dopo non avrà più niente a che fare. Vede, affermare la legalità non significa, perché è impossibile affermare di essere tutti noi, ciascuno di noi, eticamente o moralmente superiori agli altri. Significa semplicemente, ma non è meno importante, darci delle regole e poi rispettarle, che al primo errore, al primo inciampo, grande o piccolo che sia, sei fuori. Grazie onorevole. Senta, le volevo chiedere anche un'altra cosa. Sempre oggi sulla stampa di questa mattina, stampa più o meno anche orientata a sinistra, quindi sull'Unità, si parla appunto in commento a questi primi giorni di festa qui dell'ITV, insomma, un po' di uno scenario interno frondista, di tentativi, di scissionismi, di cose di questo genere, chi vuole stare col PD, chi no. Io ho sentito, e abbiamo sentito tutti, l'onorevole, il presidente Di Pietro, che ha detto che l'ITV è la sinistra, e quindi ci chiediamo un pochino se ha in programma di fare una sinistra alternativa al PD, alternativa ai comunisti italiani, insomma, eccetera eccetera, oppure insomma se poi alla fine si arriverà, si convoglierà insomma il PD. Qui non c'è nessuna fronda e nessun movimento scissionista. Mi sono fatto carico io nei mesi passati di sollevare un problema dentro il partito che ho ritenuto doveroso rendere pubblico, perché un partito non è un'associazione segreta, è una istituzione pubblica che discute del futuro del paese, che lo fa e svolge le sue attività ricevendo finanziamenti pubblici, e quindi è giusto che le discussioni, come dire, dirimenti sul futuro di quel partito e quindi anche del paese siano pubbliche. L'ho fatto dicendo che non ho condiviso alcune scelte del passato, le scelte di attaccare il Presidente della Repubblica, la scelta di creare momenti e occasioni di contrasto sempre più forti nei confronti di quello che io vedo il nostro naturale alleato, cioè il Partito Democratico. E l'ho fatto con trasparenza e lealtà, perché credo che il confronto in un partito sia solo democrazia e sia solo una risorsa. Sono contento perché non solo dall'esecutivo nazionale che abbiamo fatto giovedì, ma anche dall'intervento di Di Pietro ieri, mi pare che questa linea esca rafforzata. Di Pietro ieri ha detto con chiarezza che Italia dei Valori, siccome è convinta di saper governare meglio di chi c'è stato fino adesso, ma siccome è consapevole che con i suoi voti da sola non è certo nella possibilità di governare, lavorerà per costruire una coalizione di centrosinistra con il PD, con SEL, perché deve essere chiaro che oggi o c'è questa coalizione e questo governo, oppure non ci sono alternative e ci ritroveremo di nuovo un governo Monti e una grande coalizione dove Berlusconi sarà ancora uno degli azionisti della maggioranza. Mi permetto, onorevole, soltanto di specificare una cosa che sennò resta un po' appesa. Questa coalizione, voi avete anche raccolto le firme, state raccogliendo le firme per un referendum contro, diciamo, per abrogare la riforma Fornero. Vi siete schierati, anche se poi avete votato la fiducia la prima volta, insomma, contro questo governo. Il PD però non è, è un sostenitore, insomma, ci sono un po' di cose che non tornano. Io non la vedo come la vede lei. Il PD ha scelto di sostenere questo governo, non mi pare
sostenga le politiche che questo governo sta portando avanti, o meglio, lo vota perché ritiene un dovere verso il Paese votarlo, e in questo sì abbiamo fatto una scelta e una valutazione diversa. Mi pare che Bersani lo dica ogni giorno più chiaramente, che il governo che lui ha in mente è un governo che realizzerà politiche completamente diverse da queste del governo Monti, dove l'unico elemento di continuità, e mi pare che su questo non ci possano essere dubbi, è che questo Paese dovrà continuare sulla strada del rigore. La scommessa del centro-sinistra è di dimostrare che il rigore si può coniugare con l'equità sociale, con la giustizia sociale e con la difesa delle fasce più deboli, che in questo Paese sono le uniche che hanno sempre pagato il conto quando c'è stato da pagare. Ultimissima cosa, in tre lettere, UDC, punto interrogativo. Guardi, io credo che se Partito Democratico, Italia dei Valori e SEL costruiranno una coalizione forte, seria e credibile su un programma condiviso e sapranno proporlo con certezza agli alleati, beh, a quel punto avranno la maggioranza per governare, e a quel punto il problema dell'UDC o non ci sarà o sarà ridimensionato, nel senso che a quel punto o l'UDC non servirà più, o se anche si dovesse decidere di allargare la maggioranza all'UDC sarà una forza aggiuntiva e di sicuro non determinante dal punto di vista delle politiche del governo. Ringraziamo l'onorevole Donati, gli diamo appuntamento su Liberi.tv. Grazie ancora.